Luci ed ombre su strade, case, persone e monumenti. È una finestra sul mondo, sulla quotidianità, quella che si spalanca al Macro di Testaccio, che da domani al 23 ottobre ospiterà il Festival Internazionale della Fotografia di Roma. Motherland è il tema al centro di questa 10ª edizione che attraverso la fotografia ricerca ed evidenzia il rapporto tra territorio e valori. Un viaggio tra terre reali e virtuali, luoghi artificiali e concreti. Negli scatti c'è una terra ribelle e generosa che toglie e che dà, ma soprattutto c'è l'affetto che lega artisti a posti e persone. Ma Motherland è un po' un tema che è uscito fuori dalla storia del festival, analizzando come la maggior parte dei fotografi lavorava sempre in territori d'appartenenza, in posti dove loro aderivano visivamente, emozionalmente, moralmente e in tanti altri modi. E quindi per la 10ª edizione si è pensato di approfondire questo tema a livello, diciamo, mondiale. Abbiamo appunto indagini sulla fotografia spagnola, sulla fotografia giapponese e sulla fotografia olandese. In questa edizione del festival tra le mostre collettive e tanti gli eventi che vi ruotano intorno, a partire dal prestigioso appuntamento con la Commissione Roma, il premio Ila Fotografia, il concorso Wine Views, la proiezione di 15 progetti e il focus sul mondo giapponese. Si rinnova anche quest'anno la collaborazione con le accademie internazionali che realizzeranno per il festival specifici progetti. Insomma, torna l'appuntamento con la fotografia contemporanea che si arricchisce di innovative tecniche e tecnologie, continuando però nel suo principio fondamentale, riuscire a trasmettere umori e odori, pensieri e suoni, sensazioni ed impressioni che gli scatti trasmettono senza che ci sia bisogno di vedere con gli occhi. Per questo al grande mezzo espressivo della fotografia presso il Macro dedicherà uno spazio permanente.